Chi ha rinunciato alle coppe, Brescia o a quanto capisco nel calcio non avviene mai, non ricordo club che abbiano rinunciato anche solo all'Intertoto. 8 club in Europa sono un record unico. Però il sì, calcio e il basket, il calcio è diverso. E soprattutto sì, Brescia ha rinunciato alle coppe anche perché comunque la differenza fondamentale tra il calcio e il basket è una questione di merito, cioè nel calcio la meritocrazia vince sempre, cioè l'accesso alla Champions League, l'accesso all'Europa League, l'accesso alla Conference League vengono tutte dal risultato stagionale delle squadre, non ci sono super leghe, e anzi il mondo del calcio si è indignato nel momento in cui si è tentato di fare esattamente questo, togliere il lato meritico, utilizzava la Champions League. Giusto o sbagliato che sia, ognuno poi ha il suo pensiero, nella pallacanestro non è così, perché l'Eurolega, il massimo campionato europeo, è una superlega a tutti gli effetti, non ci sono retrocessioni, funziona tutto a licenze annuali / pluriannali o con delle wild card, quindi di fatto il livello delle squadre di Eurolega è sempre alto per il semplice fatto che giocano in Eurolega, ma queste squadre potrebbero benissimo retrocedere nei loro campionati nazionali, che non succederebbe niente, quindi è molto difficile fare dei ragionamenti di parallelismi tra calcio e basket, perché è praticamente impossibile. E se da una parte nel calcio questo lato romantico di dire perché nel merito deve sempre prevalere, la squadra piccola deve sempre poter sognare, è tutto bellissimo, dall'altra parte però io ho un pensiero, cioè quello che alla base del calcio ci sia anche qui un sostegno economico e un substrato economico enorme, quindi anche la squadra che nel calcio è considerata la piccola, tra virgolette, piccola non è, cioè perché se uno va a vedere i bilanci delle squadre più piccole in Serie A muovono, fai 5 squadre sì, di basket, fai 5 squadre di A1, ma anche di ottime Eurolega, cioè sì. Non so come dire, poi non voglio parlare del Bologna perché adesso Bologna sta andando talmente bene che no, quasi ci sono giocatori che prendono il budget di una squadra di Eurolega e quindi sono i cartellini quando si sente parlare, non so, scambiato, comprato 60-70 milioni sì, nel calcio girano cifre che sono incompatibili con la pallacanestro e che sono quindi più compatibili con un discorso di merito, cioè sta più in piedi il discorso di il Leicester può vincere la Premier League, può giocare in Champions League, sta sul pezzo, gli sta bene perché il Leicester ha una base economica che come il Bologna quest'anno esatto che cioè se dovesse succedere, cosa che spero, cioè che il Bologna continuasse su questa strada e andasse in Champions League, cavolo, io ci spero, ma il Bologna ha i soldi per farlo, poi magari andando effettivamente in Champions League incontrerebbe dei pesci addirittura più grossi che la batterebbero, però nel basket non è così. Cioè, dove girano più soldi anche l'NBA, le squadre sono... cavolo, l'NBA però dall'altra parte è un'altra superlega. Sì, poi sì, appunto, dico per quello. Nella pallacanestro la questione superlega è l'unica soluzione con la quale garantisci un livello e una qualità della Lega e del campionato in maniera... Non sono d'accordo. Perché lo stesso campionato di Eurolega viene gestito così e ti garantisce delle partite bellissime. Io faccio un esempio sul campionato italiano. Io non so se qualcuno ricorda, mi sembra nel 2018, quando vinse il campionato Sassari. Sassari vinse il campionato e andò in Eurolega, perché di fatto funzionava ancora così, cioè si andava per merito e ovviamente Sassari si era guadagnata l'accesso e Sassari si era guadagnata l'accesso in Eurolega e giocò all'Eurolega. Per Sassari giocare all'Eurolega fu un disastro, perché appunto si scontrò contro delle realtà economicamente enormi che anche ovviamente avendo delle basi economiche, dei budget più alti, non potevano competere con un livello di Sassari che sì, per merito si era guadagnata l'Eurolega, ma che poi effettivamente dentro l'Eurolega non stava più a dire niente. Quindi ovviamente il discorso Superlega poi è approfondito, è difficile e magari potremmo fare una puntata con Massi prima o poi su questo discorso, però credo che parlare di pallacanestro non prescinda da un discorso di Superlega, è quasi impossibile non farlo se si vuole garantire la qualità del prodotto. No, io non sono assolutamente d'accordo. È difficile, ovviamente. Ti leggo gli ultimi due messaggi al volo. Che certo, che ho visto il Bovi carico. Siamo in chiusura. No, ma non per quello. Allora, no, perché anch'io perdo poi l'orario. Allora, Fabrizio Servidio dice, sei sicura che l'Olympiacos in questo momento sia difficile da affrontare? Settimana scorsa... Ha giocato malissimo, ha perso con Valencia. Esatto, non è arrivato a 55 punti segnati. Sì, cioè io non
valido e ha un vissuto di gruppo importante. In Europa conta moltissimo il vissuto del gruppo e l'Olympiakos. Allora, ti leggo l'ultimo messaggio di Vanni Zagnoli. Sì. Che è, in Eurolega dovrebbero andare le finaliste scudetto o chi vince la regular season e lo scudetto, mai per diritto per sempre, è un'anomalia assoluta, pensate alla Superlega calcio osteggiata. Sì, infatti è quello che stavamo dicendo, che lo ripeto, secondo me la Superlega nel calcio può essere criticata perché il substrato economico anche delle squadre più piccole permette di giustificare, tra virgolette, la piccola che sogna e permette di giustificare un sistema che permette alle piccole di sognare. Esempio Leicester, che per me è una storia di sport meravigliosa. Nella pallacanestro non è così, perché girando di base, ma di base, molti meno soldi, è chiaro che le realtà con molti soldi intanto finiscano sempre meritocraticamente nelle posizioni che poi permetterebbero una qualificazione anche in questo senso, cioè di merito, ma in generale mettere una squadra che per merito, faccio finta, ha vinto la Coppa Italia, si decide che chi vince la Coppa Italia va in Eurolega, mettere Brescia dell'anno scorso a vincere l'Eurolega diventa una tortura, perché l'Eurolega ha dei costi immensi e Brescia non vincerebbe una partita per una questione proprio di budget, perché ha meno soldi per costruire una squadra di Eurolega, e quindi si abbassa il livello del prodotto in maniera eccessiva, secondo me. E idem l'NBA. L'NBA muove così tanto denaro perché a questo non permette di entrare a muzzo ad altre squadre e permette invece che 30 franchigie lavorino nel tempo, alti e bassi che abbiano da un punto di vista tecnico e tattico, ma in un contesto dove il prodotto va avanti unicamente sempre di alto livello, perché appunto esiste questo. Benissimo. Allora, perfetto. L'ultima schiavina che ti dice Matilde, dov'è? Matilde numero uno. Numero uno. Che siamo in chiusura, possiamo, salutiamo. Sì, saluto tutti, siete messi al corrente, vi lascio a Matilde è una fuori classe. Adesso ci sono questi. E noi parliamo delle partite di Bellinelli. Bellinelli ha bisogno di un qualcuno, di un qualcuno.